Premessa. Ragazzi, come voi ben sapete, io non sono molto intonato. Perché vi dico ciò? Perché ora state per vedere una sorta di mio doppiaggio. Beh, alla fine ho detto solo una parola, però ho dato il massimo, ho cercato di sforzarmi. E poi volevo un attimo dirvi di alzare il volume, perché non so se riuscirete a capire subito. Quindi, detto questo, godetevi il video. Rio! Andiamo a prenderci la coppa! Rio, Pepe! Andiamo! Rio! Rio! Pepe! Ciao ragazzi, Wax, l'oggi mi ricordo, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi su un nuovo video che è il primo episodio di una nuova serie. Ebbene sì, oh my god, sto iniziando una nuova serie. Una nuova serie relativa a cosa? Relativa a FIFA World Cup, quindi ai mondiali. In poche parole, cosa farò in questa serie? Allora, innanzitutto ci tengo un attimo a dire che è ovviamente una serie che tra poco inizieranno o anche stanno già facendo tutti gli altri youtuber, quindi è una cosa un po' poco tattica questa. Però cercherò di farla il più interattiva possibile, diciamo, perché infatti io vi farò vedere proprio dall'inizio cosa farò io per cercare di vincere appunto i mondiali su questo FIFA, in questo caso su FIFA 14. Quindi vi farò magari vedere i primi pacchetti che aprirò, le prime partite che farò e tutto il resto, che alla fine non sono tante cose, perché alla fine si possono o aprire i pacchetti o giocare. Però comunque credo che sia una cosa anche abbastanza bella, bella soprattutto perché ho visto, perché infatti come potete vedere ieri, all'incirca 13 ore fa, ho chiesto sulla pagina Facebook: ragazzi, la modalità dei mondiali mi piace molto, quindi volevo iniziare su una serie, voi cosa ne dite? Ovviamente in questa serie, o per appunto giocarci, dovrò aprire dei pacchetti, quindi volevo utilizzare un budget disponibile a tutti. Appunto ho deciso di utilizzare, o meglio di partire con un budget di 100.000 crediti. Quindi mi collego un attimo a questo: se voi non ce l'avete potete o tranquillamente fare compravendita, oppure se siete interessati a comprare crediti vi ricordo di passare da FIFA Coinstest. Quindi ragazzi, adesso scegliamo l'Italia e andiamo a vedere la squadra, o meglio la prima squadra che si capiterà. Oh my god, chiudiamo gli occhi anche qui. Chiudiamo gli occhi anche qui e vediamo un po' chi esce. Oh mio Dio, mi viene la tosse solo quando... Edin Dze... Dai, ho visto... Gente, trovare giocatori fenomenali. Diego Costa, va bene, dai. Oddio, no, mi sembrava Ibarra. Adesso andiamo avanti. Andiamo un attimo avanti. E come vedete sto partendo da 100.000 crediti esatti. Cosa farò con questi 100.000 crediti? Ne andrò a spendere 100.000 per aprire i pacchetti. Quindi ci sentiamo appunto quando troverò qualcosa di buono. Farò proprio un taglio veloce, perché poi vi vorrò portare ovviamente anche una o due partite in questo primo episodio. Nkulu, Raul Albiol e Luis Gustavo, buoni. Oddio, mio Dio, Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Non ci credo! Non ci credo! Cristiano Ronaldo in un pacchetto! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non ci credo! Non ci credo! Com'è partita questa serie? Mio Dio, E ragazzi, eccoci tornati! Perché? Perché alla fine avevo trovato Cristiano Ronaldo e ero così gasato che mi sono scordato che appunto stavo continuando a registrare. Quindi sono passate all'incirca un 6 orette, ho studiato un po', perché ben sì, oggi è il 2 giugno, e io sono ancora a studiare, perché domani avrò un'interrogazione di storia. E voi vedrete questo video dopo l'interrogazione, quindi fate sì che mi sia andata bene, mi raccomando. Comunque adesso dobbiamo continuare ad aprire ancora altri pacchetti per appunto finire i nostri 70.000. In questo pacchetto troviamo due magici giocatori, quali Xavi Martinez e il grandissimo Cole. Buono. Marchisio contro Papasta. Pedrito e Young, meglio Pedrito. Kevin, De Bruyne, José Reina. Perché non è COC, mannaggia. E ragazzi, abbiamo speso dunque i nostri 100.000 crediti, che appunto è il nostro budget iniziale. E ora andrò un attimo a sistemarmi un po' la squadra. Innanzitutto metto un 4-3 per valorizzare Cristiano Ronaldo. Ah, ma non da intesa, che palle sta cosa.
E ragazzi, questa qua è la squadra, non è venuta tanto malaccio, dai. Solamente mi dispiace non poter utilizzare i giocatori che a me piacciono assai, quali Luis Gustavo oppure Felipe Luis, perché è di un'altra nazionalità. Però appunto, magari in un futuro, se a voi piace questa serie, andremo a spendere magari altri 100.000 crediti per aprire altri pacchetti. E appunto, magari così facendo, saremo in grado di ibridizzare un po' questa squadra. Ovviamente anche bisogna contare il fattore fortuna. Comunque, questa qua è la squadra, adesso andrò a farci una bella partita. Eccoci tornati ragazzi, andiamo a fare torneo online e andiamo a cercare il nostro primo sfidante di questa nuova serie, che non so neanche come chiamarla, credo che la chiamerò semplicemente Road to World Cup, oppure potete darmi un bel consiglio, così che appunto per fare un nome abbastanza articolato e complesso, ma soprattutto bello. Scousea, andiamogli a vedere la sua squadra, mio Dio. Speriamo di non qualcosa di illegale, no. Valutazione 80, intesa 80. Quindi, ecco ragazzi, state ben attenti. Come sempre dico che la prima cosa che dovete fare in una squadra è cercare di ottimizzare al massimo, meglio, di migliorare al massimo l'intesa. Questo qua 80, sì, perché utilizza giocatori come Yaya Touré che non c'entrano niente. Meglio per noi, dai, schifo. Segniamo già l'1-0, ma che brutto stadio che c'è. O è la mia visuale? Boh. Ah no, dovrei, tecnicamente parlando era la mia visuale, quindi dai, ci andiamo a zero. E infatti era la mia visuale, buono. No, è 1-1. Mannaggia, i portieri sono scandalosi qualche volta, Vede, Diego Costa, che potrebbe andare. Ci prova con i numeri. Diego Costa, che va in fascia, che la mette per Claudio Marchisio, 2-1 al 23esimo. Dai, e dunce dunce, dai e dai. Valbuena la mette in mezzo, colpo di testa, 3-1 al 38esimo. Buonissimo, Diego Costa. Signor Gesù, che azione. Palla per Ronny. Ronaldo, 4-1 al 41esimo. E mi sa che quitta, e mi sa di sì. E mi sa di sì, grandissimo gol per di più. Eia, se no si passava in mezzo a Touré, passava in mezzo a tre gambe. Ronaldo! Calcio di rigore, proprio lui! Andrà a tirare? Eccezionale ragazzi! 5-1, ancora Ronaldo! Spot per noi. Ma quanto sei furbo! Ma quanto sei furbo da 1-10! 6-1. E bravo Pepe Reina! Bravo Pepe Reina. Mercoledì Santo Gesù, 6-3. I numeri di Ronaldo. Gli avevo scartato tutte. La palla tirata. Valbuena la mette in mezzo, Diego Costa fa il tap-in, 7-3, e andiamo a vincere questo mondiale. No, perché non mi ha tirato? Finita, e vinciamo 7-3 ragazzi, quindi prima partita andata da Dio. Ora devo andare, ma magari non vi faccio neanche questo... La seconda partita ve la faccio. No dai, sono stati tanti gol. Quindi ragazzi, detto questo, spero che questo mio primo episodio di questa nuova serie vi sia piaciuto. Mi raccomando, consigliatemi un nome, quindi date un nome a questa serie, scrivetelo ovviamente nei commenti. Riusciamo a raggiungere i 4.000 mi piace? Ma facciamo di sì. Poi vi ricordo di passare da FIFA con te se siete interessati a comprare anche di FIFA. E detto questo, io vi saluto e vi dico potente, e vi ringrazio come sempre, e vi dico potente, palazzo al prossimo video. Bolla! Ragazzi, ultimissima cosa che mi è venuta in mente adesso, proprio perché questa serie ormai la stanno quasi facendo tutti, oppure la faranno tutti, datemi un consiglio per renderla ancora più bella rispetto a quella degli altri. Quindi magari, se volete che io faccia qualcosa ogni gol subito, scrivetelo, appunto ditemi ovviamente cosa fare. Magari si può anche iniziare Axels vs Food e appunto introdurlo con questa nuova serie. Quindi ragazzi, scrivetemelo, oppure anche non Axel vs Food, ma Axel fai qualcosa ogni gol e voi ovviamente mi dovete scrivere cosa. Comunque, credo e spero che voi abbiate capito. Mi raccomando, scrivete e datemi consigli. E detto questo, io vi risaluto e vi dico potente. Palazzo, al prossimo video. Bolla!